Stasera vi parlerò di quelle che sono, per quanto mi riguarda, le tre categorie più insopportabili della umanità. La prima categoria, ve la dico già, sono gli haters, ma gli haters non li voglio neanche nobilitare perché diciamo che con loro ci vedremo in tribunale, soprattutto nel 2021, perché una delle decisioni che ho preso quest'anno, l'ho decisa quest'anno, ma diventerà attiva nel 2021, è proprio quella di querelare a nastro quelli che insulteranno e minacceranno, anche perché voglio dare un segnale forte da una delle pagine più forti della rete, almeno in Italia, sicuramente quella dei giornalisti, ma non solo. Voglio dare un segnale forte anche allo Stato per far capire che la rete non è il far west, non è il far web. E visto che ogni giorno quelli famosi e anche quelli meno famosi vengono insultati, minacciati di morte, come è successo alla povera infermiera che è stata minacciata di morte, insultata da dei sottosviluppati, io adesso comincerò a querelare a nastro, le cause le vincerò tutte, toglierò tutti i soldi possibili da questi sottosviluppati mentali e tutti i soldi che prenderò, una parte me li tengo e li spenderò alla facciaccia loro, e un'altra parte, metà, non so quanto, 2/3, la utilizzerò per fare beneficenza o per aiutare comunque delle cause nobili. Questa è la prima categoria, quella degli haters. La seconda categoria, e poi vengo alle notizie che voglio dirvi, e poi andrò alla terza categoria. La seconda categoria che non sopporto è quella, ed è veramente forse la categoria più stupida delle tre, anche se la più innocua, è quella di coloro che vengono nelle pagine di Saviano, di Travaglio, di Scanzi, di Salvini, della Meloni e accusano Travaglio, Scanzi, Salvini, Meloni, Saviano di parlare troppo di loro stessi. Che è meraviglioso, perché queste sono persone che vengono, per esempio, nella mia pagina, mi leggono gratis, e già questo mi fa incazzare, mi guardano gratis, e già questo mi fa incazzare, e si arrabbiano pure se io parlo del mio libro, se pubblico le classifiche, se cito i miei spettacoli teatrali. Amici belli, io sui social non ci sto per farmi dire che sono bello, lo so già, non ci sto per farmi dire che sono bravo, lo so già, non ci sto per diventare più famoso, lo sono già, ci sto per lavoro. E poiché di lavoro io scrivo libri, ne devo vendere tanti, altrimenti non scrivo il libro successivo. Quindi questo libro, come tutti i miei spettacoli, tutti i miei libri, tutte le mie trasmissioni televisive, ogni cosa che mi piace, le canzoni, io le pubblicizzo anche 180 volte al giorno. Se potessi, io anche nei vostri bagni metterei questa copertina, nei vostri salotti, nelle vostre camere da letto, perché funziona così. Io sui social non ci sto per elargire gratis quello che so, ci sto anzitutto per avere un tornaconto economico e lavorativo di quello che faccio. Quindi venire in casa mia gratis e dirmi anche parli troppo del tuo libro, ti celebri troppo, amici miei, vi fate la vostra pagina, la chiamate Sto Cazzo e parlate di Sto Cazzo. Questa è la seconda categoria ed entrambe, gli haters, li blocco e li querelo. I secondi, che spesso sono così paraculi, che cominciano con Scanzi, io la stimo molto, ma, e poi ma parla troppo dei suoi libri, ma pubblica le classifiche. Ecco, questa seconda categoria che mi rompe i coglioni, che non vi immaginate, perché sono proprio noiosi ontologicamente, li blocco subito. Non io, ma i miei, il mio social media manager e il mio gruppo di lavoro che sta aumentando. Poi però c'è la terza categoria, che è quella a cui tengo di più ed è quella a cui ho dedicato il titolo di questa diretta Scanzi Live, che sarà quasi monotematica. Non chiedetemi di riparlare di Renzi, non ho voglia. Di Renzi ho già detto tutto nel 2012. Quando nessuno c'era arrivato, io sì. E mi sono veramente rotto le palle di avere sempre ragione quando vorrei avere torto. Vorrei e potrei, anzi non vorrei, potrei per esempio parlarvi. Per esempio, di questo personaggio qua, Francesco Biava, ex capo segreteria di Gianni Alemanno, deputato PDL quota Alleanza Nazionale 2008-2013, un anno dopo candidato con la Meloni, non passò alle europee,
Perché si parla di questo Biava Francesco? Perché Francesco Biava ha scritto, rivolgendosi a Sigfrido Ranucci, conduttore meritorio della Meritoria Report, parole di questo tipo: bastardo Sigfrido Ranucci, figlio politicamente e giornalisticamente di bastardi, di una stirpe di gente bastarda. E sotto il post di questo scienziato Francesco Biava, Biava, c'erano dei follower che scrivevano cose tipo: speriamo che lo prenda un tir in pieno ma che rimanga vegetale. Rivolto a Sigfrido Ranucci. Potrei parlare anche di questi personaggi qua, ma non ho voglia. Se non per dire quello che poi ripeterò tra poco, e cioè che quelli che scrivono cose come speriamo che lo prenda un tir in pieno ma che rimanga vegetale, vanno messi in galera. Caro Stato, caro Bonafede, cara Polizia Postale, questa è gente che va sbattuta in galera per 5-6 anni. Gli vanno tolti tutti gli averi economici che hanno, li si riduce nel lastrico più disastrato, in maniera tale che soffrano per la loro demenza e per la loro violenza verbale, e gli si interdisce. Interdisce? Interdice, interdice, chi lo sa. Per sempre l'uso della rete. Ed è la stessa cosa che va fatta ancora di più a quei criminali, a quegli sciacalli, a quelle carogne che hanno insultato e minacciato la povera Claudia Ali Vernini, rea unicamente di essere stata la prima donna e infermiera vaccinata in Italia con il vaccino Pfizer-BioNTech contro il Covid. Questa gente qua, che ha minacciato e insultato la povera Claudia Avernini, va querelata, indagata, sbattuta in galera e bisogna togliergli tutti gli averi che hanno. Vedrai che poi ci ripensano, perché questa gente non merita di stare in rete, per quanto mi riguarda, non merita di votare e non so neanche se meriti di respirare il mio e il nostro stesso ossigeno. Ma qui vengo alla terza categoria, che è l'argomento per cui ho fatto questa diretta, che è una diretta profondamente incazzata. Ma non con gli haters, che sono dei sottosviluppati, deficienti, che spesso votano dei deficienti e che querelerò con una gioia infinita e nel 2021 vi farò un culo così. Vi massacro nel 2021. Ogni volta ne prenderò 30, 40 e vi disintegro. Democraticamente, utilizzando le vie legali, ma vi disintegra. E non parlo ovviamente neanche di quelli che si lamentano perché scrivo troppo o parlo troppo dei miei libri o dei miei spettacoli. Questa seconda categoria è una categoria folclorica che è convinta che uno faccia il giornalista per una vocazione e non anzitutto perché con quella vocazione ci lavora. Magari c'è la vocazione, ma c'è anche il tornaconto economico. Non credo che un panettiere faccia il pane soltanto per farsi dire che è bravo, lo fa anzitutto perché lo pagano. Non credo che uno chef faccia lo chef solo perché gli piace la cucina, lo fa anche perché fa un sacco di soldi. Il giornalista è uguale, lo scrittore è uguale, l'attore è uguale. Non ti interessano i miei libri, ti levi dal cazzo dalla mia pagina. Non me ne frega una sega. Ma la seconda categoria, dicevo, è marginale. La si blocca, la blocca nei miei social media manager e basta. La terza categoria, anche caloria, sì, la terza categoria a cui io dedico tutta questa mia invettiva è la categoria dei Novax, che non sono soltanto i Novax sottosviluppati tecnicamente, cerebralmente, neuronalmente, che vengono sotto i tuoi post a dirti devi leggere, devi sentire quello scienziato, devi andare a vedere il video YouTube di quel virologo e poi tu scopri che quel virologo, quel medico, quell'infettivologo sono dei Novax senza neuroni che non capisco neanche a chiamarli e avrei anche dei nomi ma non li voglio rendere famosi citandoli nelle mie scanzi live. Non sono soltanto quelli caricaturali che abbiamo visto anche in certi servizi meritori. Per esempio, i servizi, penso quelli di Saverio Tommasi per Fanpage, bravissimo Saverio. Ma ci sono anche i Novax che non sanno neanche di essere i Novax. Sono quelli che dicono in questa fase storica: ma io
Io non lo so mica se me lo faccio questo vaccino perché chissà che c'è dentro sto vaccino. Oh là là. Chissà che c'è dentro questo vaccino. Oh cazzo. In Italia sono tutti diventati virologi. O dove vi siete laureati? Amici miei dubbiosi che scrivete sui social, però questo vaccino è arrivato un po' troppo velocemente. Che ci sarà dentro? Perché si conserva a 70-80 gradi sotto zero? Perché la Germania ce ne ha di più? Perché si sono vaccinati quelli e non quegli altri? Ma c'era veramente il vaccino contro il Covid il 27 dicembre nelle foto e nei video che ci hanno mostrato? O magari era il vaccino anti-influenzale e l'hanno fatto spacciare per il vaccino anti-Covid per fare una propaganda mediatica? E tu vedi questo rimuginare cerebrale di questi scienziati improvvisamente diventati virologi. Chissà che ci sarà. Ma guarda un po', ma guarda un po'. Tutta la comunità scientifica sta dicendo che sono dei capolavori questi vaccini, che in pochi mesi hanno fatto dei capolavori, perché ovviamente l'emergenza ha tratto il massimo dalla comunità mondiale scientifica, ma arrivano questi scienziati che possono fare qualsiasi lavoro, possono fare il pizzaiolo, il giornalista, l'infermiere, perché ci sono pure i medici infermieri che non si vogliono vaccinare e voi vi dovete levare di culo. Voi non dovete più fare questo lavoro. Fai il medico e l'infermiere e non ti vuoi fare il vaccino co contro il Covid, cambia lavoro, licenziato, in tronco, fuori dalle palle. Chi è sta gente? Chi sono quelli che adesso io ho dei dubbi. Poi le motivazioni straordinarie. Open ieri ha pubblicato la notizia, ragazzi, sono tutte vere queste cose, ha pubblicato la notizia di una foto che circolava e questa foto che circolava sui profili complottisti, ma non solo complottisti, perché attenti a utilizzare l'immagine del complottista imbecille, tipo Gilet Arancione o tipo certe ex, anzi, tuttora tipo certe parlamentari. Per descrivere quelli che non si vogliono fare il vaccino. Ci sono anche persone teoricamente intelligenti o che sembravano intelligenti fino all'arrivo del Covid. È difficile. Non è che sono tutti folclorici, questi personaggi che non vogliono farsi il vaccino. Però tra questi, complottisti e no, circolava molto questa foto che raffigurava uno schema. Era lo schema del nanochip 5G del vaccino Pfizer scoperto dai russi. Cioè si vedeva questo schemino, che doveva raffigurare il meccanismo del nanochip che ti viene iniettato con il vaccino della Pfizer. Quindi ti fanno il vaccino, tricchete, ti entra questo nanochip infinitesimale, scorre lungo il sangue, poi entra, si ingrandisce e tu diventi schiavo di Bill Gates e di questa fava. Cosa raffigurava? E chiedo scusa per il lessico perché bisogna essere intonsi, altrimenti c'è qualche ordine deontologicamente preposto per decidere cosa sia giusto e sbagliato che ti tira le orecchie perché dici le parolacce. Quindi ritraggo la parola fava e dico glande. Va bene così? Ok. Cosa raffigurava questo schema che teoricamente doveva descrivere come era fatto il nanochip che ci avrebbe reso schiavi. Sapete cosa raffigurava questo schema? Raffigurava lo schema di un pedale per la chitarra. Brutti imbecilli deficienti. Noi stiamo rischiando di vanificare la più grande operazione di vaccino degli ultimi 100 anni o forse della storia dell'umanità per colpa di deficienti, imbecilli, sottosviluppati, che scambiano lo schema di un pedale per chitarra Boss Metal Zone per un nanochip che probabilmente loro hanno incastrato nel cervello e per questo non capiscono una sega. Voi questi minuti me li dovete salvare tutti quando parlo dei Novax e complottisti e compagnia cantante. Me li salvate questi 5, 6, 7 minuti.
me li griffate tutti bellini bellini e me li spammate su tutte le pagine di quegli imbecilli, perché sono imbecilli, non che hanno dei dubbi leciti come tutti noi, ma che si vantano di non farsi il vaccino perché loro lo sanno e noi che speriamo nel vaccino siamo idioti. Quelli sì sono degli idioti. E allora voi gli dovete regalare come festa dell'ultimo dell'anno, come Capodanno, gli dite: guarda Scanzi come dimostra che sei un imbecille. Tu e il boss Metal Zone e il pedale della chitarra di questo glande, il nanochip. E questa è la stessa gente che insulta l'infermiera e medica Claudia. Cerco di citare il nome esatto perché non voglio. Alivernini, rea di cosa? Di essersi fatta il vaccino. Vaccino che salverà la vita a quell'infermiera che ha rischiato la vita fino all'altro giorno e che continuerà a rischiarlo, e che magari salverà la vita anche a questi imbecilli che sono liberi di insultarla sui social perché sono dei dementi e perché esiste uno Stato che non punisce con 5, 10, 20 anni di galera questi stronzi. Che hanno costretto la povera Claudia Livernini da cancellarsi anche dai profili social e da non uscire di casa perché ha paura questa ragazza qua. Vi rendete conto? Ne usciremo migliori. Ma ne usciremo migliori di che se l'uomo è uno stronzo? Perché nasce stronzo l'uomo. Mi trovate abbastanza incazzato? Lo sono. Non c'è nessuna categoria in questa fase storica che mi fa incazzare come i Novax. È un anno che passiamo una vita di merda e noi rischiamo di vanificare un'operazione vaccinatoria mondiale per colpa di alcuni stronzi, milioni di stronzi, convinti di saperne più di noi. E uno dice: vabbè, ma se non si vaccinano, loro si prendono il Covid e chi se ne frega. Eh no, mica è così facile. Perché se in tanti non si vaccinano, io probabilmente non lo prendo il vaccino. Perché faccio il Covid, faccio il vaccino anti-Covid, AstraZeneca, Moderna, Pfizer-BioNTech, non so quando e quale mi toccherà. E se funziona, come pare, io non lo prenderò laddove lo farò, o per meglio dire, quando lo farò. Ma quelli che non lo fanno, non è che fanno danno soltanto a noi stessi, a loro stessi, fanno danno anche a te. Perché? Perché se mettiamo conto che noi non raggiungiamo il cosiddetto limite affinché scatti l'immunità di gregge o, se preferite, l'immunità di comunità, l'immunità di paese, chiamatela come volete. Si dovrebbe dire immunità di gregge, ma se dici gregge qualcuno, ah, allora mi hai dato della pecora, perché sono anche dementi le persone. Immunità di gregge è un termine scientifico che utilizza Galli, però se lo uso io, eh no, ma allora ci hai dato della pecora, anche tu sei una pecora. Io sarò anche una pecora, tu sei un coglione, perché sei nato coglione. Che bisogna fare? T'han fatto coglione se fai discorsi del genere, ma chiamiamole immunità generica, immunità e basta. Per raggiungere l'immunità bisogna raggiungere il 70% degli italiani. Esclusione fatta, eccezione fatta per gli under 16 che non devono vaccinarsi. Cioè a dire, devono vaccinarsi 40 milioni di italiani over 16. Non è facile. Se non si raggiunge quella percentuale, per colpa di 5, 6, 10, 15 milioni di imbecilli che non si vogliono vaccinare, e li chiamo imbecilli perché insisto, se la comunità scientifica ci dice che sono sani e che sono sicuri, per me sei un imbecille se non lo fai. Ma uno potrebbe dirmi: ma fanno male soltanto a loro stessi? No, insisto, perché se non raggiungi quel livello lì, che succede? Il livello di immunità, di gregge, di comunità, come volete, succede che tu il rischio di saturare i reparti di subintensiva e di terapia intensiva ce l'hai comunque. E allora, se quegli imbecilli Novax o dubbiosi mi riempiono perché si ammalano gli ospedali, se poi tu, lui o quell'altro che si è vaccinato ha un infarto, ha un ictus, ha un incidente, dove lo metto se c'è un ospedale pieno? Vi rendete conto qual è il problema? Non il discorso che potrebbe anche starci da un punto di vista egoistico. Io non mi ammalo perché ho fatto il vaccino. Tu sei uno stronzo, se ti ammali vaffanculo. Ma io non voglio ragionare così. Prima di tutto perché spero che si sono così coglione, pensate un po', sono così coglione che spero che si salvi anche quello, imbecille, che
che non si è vaccinato, perché sono buono, sembro cattivo, ma sono buono. Ma ho anche paura che per colpa di quei coglioni gli ospedali si saturino. E allora non raggiunge l'immunità di gregge, il rischio rimane, e il rischio di saturazione di un sistema ospedaliero penoso per governi penosi di centrodestra e centrosinistra rimane. Poi mi fa impazzire a me la motivazione. La motivazione è quella che vi dicevo all'inizio della diretta. Non so cosa c'è dentro. Io quando sento e leggo questa frase, vi giuro, se io avessi un Kalashnikov, metaforicamente parlo, lo potrei avere, ho il porto d'armi quindi, per carità, ma non ce l'ho e non ce l'avrò mai. Ho il porto d'armi perché ho fatto una sfida, volevo capire se sapevo prendere la mira bene, mi sono divertito, qualche volta vado al poligono, ma non ho minimamente l'arma e non ce l'avrò mai in casa. Anche se potrei averla a fini di legge. Ma veramente, a livello metaforico, mi verrebbe da imbracciare il Kalashnikov quando leggo le motivazioni che sono appunto non so cosa c'è dentro. Allora, prima di tutto, amico mio, amica mia, che non sai cosa c'è dentro, tu non sei un medico, quasi mai. Tu non sei un infermiere, quasi mai, quindi di cosa cazzo stai parlando? Quando tu prendi un'aspirina, sai cosa c'è dentro un'aspirina? Come è fatta esattamente l'aspirina? Quando tu prendi il Plasil, sai esattamente qual è il principio attivo del Plasil? Tu lo sai esattamente cos'è il nimesulide? Tu lo sai esattamente cosa c'è dentro un Moment? Allora non mi rompere i coglioni. Non mi prendere per il culo. Perché tu non sai praticamente niente, come io non so praticamente niente, di quello che ci danno. Semplicemente ci fidiamo, così come ci fidiamo quando andiamo al cinema. Io non so utilizzare una macchina da presa, ma se io vado a vedere Scorsese, io so che molto probabilmente Scorsese mi piacerà. Se io compro un libro di Travaglio, io so che molto probabilmente un libro di Travaglio mi piacerà. Anche se io non so scrivere come Travaglio. So scrivere meglio, ovviamente, scherzo. Se io compro un'aspirina, io non so cosa sia esattamente l'aspirina, ma mi fido di chi l'ha fatta e del medico che me l'ha consigliata. E così per il Plasil, e così per tutto, perché siamo teoricamente in un mondo di competenze e si parla di cose che si conosce. E allora del vaccino tu lo fai e zitto perché non sai un cazzo di medicina. E invece ci si improvvisa. L'hanno fatto in pochi mesi, ma che sarà mai successo? È successo che sono stati bravi. Ci doveva mettere un anno, ci ha messo 6 mesi. Perché? Perché avevano il pepe al culo. Il mondo aveva il pepe al culo. E allora hanno sborsato miliardi e miliardi e miliardi e sono arrivati 7, 8, 9, 10 vaccini, alcuni dei quali sono capolavori scientifici. Qualcuno dice, però dura soltanto 9-12 mesi, tocca rifarlo una volta l'anno. Ma veramente? Oh cazzo! O che veramente bisogna fare il vaccino una volta l'anno? O questa congiura? O chi è che ha inventato il vaccino così debole che va addirittura fatto una volta l'anno? Ma è incredibile. Di grazia, messere e messeri. Come lo volevate, questo vaccino? Al sapore di fragola? Al sapore di lampone? Al sapore di finocchiona? Al sapore di pecorino romano. Lo volevate eterno che durasse 74.000 anni anche quando siete morti? Così magari i vermi vi mangiano, però non prendono il Covid. Quanto cazzo doveva durare un vaccino? L'avete mai fatto il vaccino antinfluenzale? Ogni anno si fa. L'avete mai fatto il vaccino contro l'antitetanica? Anche quello, persino quello, va fatto in richiamo. Certo, qualche vaccino lo fai una volta sola. Quello contro, per esempio, la polmonite. Lo pneumococco lo fai una volta, altri li fai ogni anno. E che tragedia! Tra un anno toccherà rifare il vaccino, gratis oltretutto, che tragedia! Ma che vita importante che avete voi Novax, da non trovare neanche il lasso di tempo per fare un vaccino una volta l'anno. Chi siete, Einstein? Che non ci avete 30 secondi per farvi un buchino? E dura un po' poco, 12 mesi. Volevate anche una fettina di culo tagliata bene.
Dura poco il vaccino 12 mesi. Ma ti rendi conto la demenza che sta circolando in giro in questa fase storica? E tu accendi la televisione, trovi la dottoressa Viola, è un capolavoro questo vaccino, Galli, bello, Crisanti, sì, ero dubbioso, mi ha convinto. E poi passa il pizzicagnolo, il primo che passa, il meccanico, il barista, non lo so, il garagista, il giornalista, chi volete voi, dici, non sono tanto sicuro. Ma vaffanculo te che non sei sicuro, imbecille. L'espertone è arrivato. E poi insisto, insisto, non so cosa c'è dentro, ma mi prendi per il culo. Non so cosa c'è dentro. Allora vi faccio qualche esempio. Amici miei complottisti, Novax, dubbiosi che forse non faccio il vaccino, perché non so cosa c'è dentro. Tu quando mangi la carne, lo sai cosa c'è dentro? Quando vai a fare la spesa, dove cazzo la compri la carne? Io non la compro perché sono vegetariano e me ne vanto parecchio. Ma dove la compri tu la carne? Il pollo, dove lo compri? Il tacchino, dove lo mangi la carne? Dove lo compri? La carne di tacchino, dove la compri? La compri al supermercato perché costa meno? Tu lo sai che dentro quella carne spesso c'è la merda? Lo sai che è pieno di steroidi quella carne lì? Lo sai che è piena di anabolizzanti, di troiaio? Lo sai che quegli animali mangiano le cose più schifose, gli ormoni più terrificanti e poi te li mangi tu? Tu lo sai cosa c'è dentro quella carne lì? Che tu compri perché comprensibilmente costa meno e lo capisco, ma lo sai cosa c'è dentro? No, quella carne ti farà 100 miliardi di volte peggio di una dose di vaccino che ti salverà la vita, pezzo di imbecille. Ma quando prendi il tacchino, non è che vai al supermercato, non lo so cosa c'è dentro questo tacchino, vorrei sapere com'è stato cresciuto e allevato questo tacchino, te ne freghi. Ma col vaccino invece, non so cosa c'è dentro. Circola la battuta, la Pfizer-BioNTech, anzi la BioNTech no, la Pfizer quando ha scoperto il Viagra, non c'era tutto questo scetticismo. Dubito che se fate uso del Viagra sappiate esattamente cosa sia il Viagra. Però lo iniettate, no, lo ingoiate. E lo capisco, perché sicuramente trombate meglio. Ma col vaccino invece, mannaggia la miseria, non sono convinto. Non lo so. Non lo so se me lo faccio, perché in base agli studi di mio cugino, che gliel'ha detto la zia, della sorella, del fratello, del cugino, della poro assunta, dello zimenco, forse questo vaccino non mi convince. Andate a fare in dritti, senza passare dal via. Non so cosa c'è dentro questo vaccino. Quando prendete la Coca-Cola, lo sapete cosa c'è dentro la Coca-Cola? Quando prendete le merendine, che piacciono tanto anche a me, lo sappiamo cosa c'è dentro la merendina? No, probabilmente c'è la merda, che ti fa diventare diabetico, che ti fa prendere peso, ti fa diventare cardiopatico, ti ingozza, ti riempie di trigliceridi, di colesterolo, di schifezze e il sangue diventa ancora più faticoso, più affaticato, più denso, più stanco, ma ce ne sbattiamo i coglioni perché ci piace la merendina e ci piace il tacchino che costa poco, a voi a me no, il pollo che costa poco, a voi a me no. E così il tonno, che magari è pieno di mercurio, ma io lo compro. E il salmone, e il persico, e il vino. Lo sapete come viene fatto il vino che costa poco? Ma voi lo sapete le sostanze chimiche che ci sono nel vino? Perché io bevo vini naturali? Perché spesso nel vino, quando costa poco, non sempre, ma spesso quando costa poco, c'è un motivo se costa poco. C'ha delle sostanze che fanno paura. C'ha delle dosi di solforosa che sparano. La mattina, quando vi fa male la testa, non è soltanto perché siamo dei coglioni tutti, siamo dei coglioni, ma è perché quell'anidride solforosa, quei solfidi, pum, 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 e crescono e aumentano nel nostro stomaco, nella nostra testa, nel nostro organismo. Noi che mangiamo ogni tipo di merda, noi che beviamo ogni tipo di merda, noi che fumiamo ogni tipo di merda, noi che respiriamo in ogni città, soprattutto quelle più industrializzate, ogni tipo di smog, quindi di merda, sui vaccini, non sono convinto. Non lo so se lo faccio perché
Mi convince poco, vorrei saperne di più. L'umanità è straordinaria. Secondo le previsioni più ottimistiche, come vi ho detto all'inizio diretta, perché questo piano vaccinale funzioni in Italia, bisogna raggiungere 40 milioni di italiani vaccinati over 16, quindi che abbiano più di 16 anni. Secondo le previsioni più rose, saranno 13 milioni di italiani che verranno vaccinati entro il 31 di marzo. Sarebbe straordinario perché significherebbe avere terminato positivamente la fase 1. La fase 1 significa entro il 31 marzo, se tutto va bene e c'è un se enorme, significa vaccinare tutti quelli che sono più a rischio, cioè quelli più anziani, cioè l'RSA, ma anche chi lavora nell'RSA e soprattutto e anche chi, i medici e gli infermieri. Poi, esaurita questa fase 1, che sarebbe un bel andare, perché sai, se metti in sicurezza quelli più anziani, l'RSA, i medici e gli infermieri, oh, sono 13 milioni, cominci a vedere un po' la luce in fondo al tunnel. Poi arriverebbero la fase 2, la fase 3 e la fase 4. Se tutto va bene, a settembre noi avremo la copertura del 70% della popolazione italiana, quindi la cosiddetta immunità di gregge o immunità di quello che volete voi. Ma non la raggiungeremo se ci saranno troppi Novax e compagnia cantante. Io vi esorto a fare il più possibile campagna per questo vaccino, perché è l'unica maniera per uscire da questo incubo. E sono totalmente d'accordo, totalmente, con chi di destra, di sinistra, di centro, 5 Stelle, non me ne frega niente della sua collocazione politica, e quindi sono d'accordo tanto con Speranza quanto con Zaia per fare due nomi. Dicono che chi non si vaccina non avrà diritto a certe cose. Io voglio un passaporto di chi è vaccinato e chi no. Ti sei vaccinato? Perfetto. Non ti sei vaccinato? Non entri al ristorante, non entri al bar, non mandi i tuoi figli a scuola, non vai all'estero, non vai in treno, non prendi il tram, non prendi l'aereo, non me ne frega un cazzo. Sei un coglione, mi regolo di conseguenza. È una tua scelta ed è anche una mia scelta, Stato, di prenderne le deliberate e motivate conseguenze. E sono anche fermamente convinto di un altro aspetto, che al momento il governo tutto sommato può anche avere ragione, e dico può, non ha, può anche avere ragione, sul fatto di credere giustamente, in base alla Costituzione italiana, al principio di autodeterminazione e quindi a non rendere obbligatorio il vaccino. Ma sono anche altresì convinto, fermamente convinto, che se fra 1, 2, 3 mesi questo piano e questa campagna vaccinale non funzionerà perché gli italiani non aderiranno in massa, e secondo me alla fine aderiranno, ma se questo non succederà, allora sì, e come, se il vaccino dovrà essere reso obbligatorio. All'inizio, per alcune categorie, e quello va fatto subito. Medico, ti vaccini. Non sei d'accordo? Non fai più il medico. Infermiere, ti vaccini. Non sei d'accordo? Non fai l'infermiere. Laddove, ripeto, ci saranno le autorizzazioni EMA per tutti i vaccini. Quindi già è successo Pfizer, si dà per scontato tanto per Moderna quanto AstraZeneca. Quindi laddove ci fosse, come per ora c'è, la garanzia della comunità scientifica, tu, membro di alcuni settori, a partire dai medici e dagli infermieri, lo fai in maniera obbligatoria. Altrimenti cambi lavoro e vieni licenziato. Ma se a febbraio-marzo non decolla questa campagna vaccinale, che deve decollare per il merito di tutti noi, allora si rende obbligatorio. Qualcuno non ci starà, non me ne frega una sega. Voglio uscire da questo incubo e non voglio che la stragrande maggioranza degli italiani, che ha la testa sulle spalle e il sale in zucca, non esca da questo incubo per colpa di qualche decina di migliaia, o forse centinaia di migliaia, ma spero decine di migliaia, che non capiscono assolutamente niente. Ci vediamo domani. Ciao.